Social. Amici di Radio News 24, ben ritrovati. Amici di YouTube anche, ci vedremo prestissimo sulle piattaforme di Live Social Radio News 24. E ovviamente non sono da solo. Live Social, il programma che ci tiene compagnia con tanti amici e tanti ospiti. Oggi ho il piacere di presentarvi Luca Veronesi. Benvenuto Luca. Grazie, ciao Francesco. Come va, tutto bene? Sì. Allora, con Luca parleremo di una professione un po' fraintesa a volte, credo. Dico bene? Assolutamente, soprattutto in Italia. Perfetto, stiamo parlando con Luca, appunto. Lui è un professionista, è un agente immobiliare. Quindi si inserisce in un mercato che è abbastanza complesso e in evoluzione, dico bene? Assolutamente sì, come quasi tutti gli scenari oggi siamo di fronte a, diciamo, una grande, diciamo, digitalizzazione. E questo ci impone di non essere solo bravi e preparati nel nostro segmento, nel nostro settore, ma di acquisire anche tutte quelle competenze che ci permettono di fare rete, di essere, diciamo, presenti sulle piattaforme dove è possibile, diciamo, acquisire contatti e lavorare al meglio. Quindi parliamo di digitalizzazione del mercato, parliamo anche di un mercato che tante volte si dice essere in crisi. Prima di parlarti della crisi vorrei giusto fare una piccola chiosa sul sentiment che sappiamo la gente ha nei confronti degli agenti immobiliari. È abbastanza bizzarro se pensiamo che in America, per esempio, il ruolo dell'agente immobiliare è visto come qualcosa di altamente qualificante, tanto è che tutto il mondo cinematografico, anche dei serial, spesso quando deve in qualche maniera far vedere un personaggio di successo, il più delle volte, insomma, o è un grande avvocato di grido o è un grande agente immobiliare. In Italia la professione dell'agente immobiliare è vista come una professione poco qualificante e spesso anche professata da persone poco serie. In realtà non è così, è un lavoro molto complesso e per il quale bisogna avere delle competenze molto ampie. Certo è, bisognerebbe far sì che i clienti imparassero a scegliere tra il cliente professionale e chi non lo è, che come in tutte le professioni esiste, ecco, tutto. Certo. Beh, allora grazie per averci dato qui tanti spunti, perché adesso, insomma, vorrei approfondire con te un po' questa cosa. Mi affascina non solo pensare effettivamente ai personaggi delle serie TV piuttosto che del cinema, ma hai parlato anche del fatto che tanti elementi, no? Tanti, ci sono, come si dice? È una professione complessa, quindi ti richiede tante qualifiche. Ce ne vuoi dare qualcuna? Partirei da una definizione che non è mia, è di una persona che fa formazioni di marketing, che dice che probabilmente l'agente immobiliare oggi deve essere prima di tutto un esperto di marketing che ha anche competenze specifiche del settore immobiliare. Non si può più prescindere dal maneggiare con competenza tutte quelle che sono la gestione delle obiezioni, piuttosto che le tecniche proprio che ogni bravo venditore deve acquisire. Perfetto, quindi marketing inteso come letteralmente saper vendere, ma anche saper approcciare delle persone, quindi costruirsi una rete. Sì, allora marketing come dice per esempio Seth Godin in un bellissimo libro, marketing soprattutto come capacità di far compiere alle persone le scelte migliori. Dunque è un ruolo molto delicato, secondo me se lo si affronta con una certa etica non è tanto importante vendere la qualunque a chiunque, ma sapere indirizzare i propri clienti a compiere il giusto acquisto per il loro progetto di vita. Sì, appunto parliamo di progetti di vita, come hai detto giustamente tu, la casa, diciamo, è un po' la spesa probabilmente più importante della vita di una persona. Sì, tanto è che io non le chiamo compravendite, ma chiamo il mio lavoro affiancare le persone nei loro progetti. Sento molto il peso di questa cosa, perché sono anche convinto, e questo mi impone di essere sempre preparato al meglio, che una persona che faccia un errato acquisto di un immobile potrebbe mettersi
in difficoltà per i prossimi 20 o 30 anni, e se uno ci ragiona deve diventare per forza un ottimo agente immobiliare, perché questa è una responsabilità quasi come quella che hanno, insomma, taluni medici piuttosto che altri professionisti. Sì, appunto, sapere di posizionare, di essersi messo nella casa giusta probabilmente aiuta la qualità della vita, cioè sicuramente è molto elevato. Ma ascolta, è bello sapere che ci sono professionisti che, piuttosto che vendere a ogni costo, preferiscono magari trovare l'acquisto giusto. Quindi è una sorta di non tanto transazione quanto di aiuto vero e proprio. Sei d'accordo? Sì, sì, questo io considero, sono approcciato a questo lavoro quasi una ventina di anni fa e me ne sono innamorato, sono tuttora innamoratissimo di questo lavoro, che è bello per chi lo fa, perché in qualche maniera offre delle importanti opportunità di guadagno, bisogna dirlo, e soprattutto è un lavoro che permette di essere gestito in assoluta autonomia, e dunque lascia anche la libertà. Però è un lavoro che aiuta le persone, ha un côté, diciamo, ha un aspetto etico, se fatto appunto con serietà, perché ci permette di entrare nella vita delle persone e di aiutarli, sia acquirenti che venditori, e permettergli di realizzare al meglio i propri progetti e in qualche maniera di vivere al meglio. Perfetto, adesso mi è venuto a fare un po' il fuoco, un po' la passione, mi piace moltissimo questa cosa, sono sicuro che anche i miei amici di Radio News 24 e di YouTube avranno apprezzato. Adesso volevo chiederti, adesso che è uscito questa fiamma, questo fuoco, è una professione sicuramente nobile, ma prevede, immagino, anche numerose sfide. Sì. Beh, le sfide ci sono e, come dire, fanno parte di, credo, di tutte le professioni. Il nostro è un mercato molto competitivo, ci sono, va detto, no? In Italia ci sono tanti consulenti immobiliari e ce ne sono anche tanti che esercitano abusivamente la professione, dunque questo è un lavoro in cui devi in qualche maniera proteggerti o comunque cercare di avere successo sia nei confronti, no, di coloro che legittimamente concorrono insieme a te, no, alla conquista del mercato, e anche nei confronti di coloro che non dovrebbero esserci. Però un argomento troppo complicato, sì, che vorrei... Un mercato del lavoro nel mercato del lavoro, sostanzialmente. Sì. Senti, vorresti dare qualche dritta magari a qualcuno che vorrebbe approcciarsi alla tua professione? Sì, allora diciamo che cerco di dare due consigli sia a chi è affascinato da questo lavoro e che ancora non lo fa, sia a chi lo fa già e magari sta sentendo in qualche maniera il bisogno di rinnovarsi, di fare qualcosa di diverso, comunque di fare quello che sa fare in maniera diversa. Allora, per chi vuole affiancarsi a questo lavoro, bene, va detto che in Italia abbiamo un primo vincolo, no? Che è quello del patentino, bisogna ottenere per essere operativi al 100% un patentino che viene rilasciato dalle camere di commercio e dunque bisogna mettersi subito nell'ottica che bisogna studiare, e poi io dico che una volta ottenuto il patentino, se è solo all'inizio di un percorso, non bisognerebbe mai finire di studiare. Qualcuno dice chi non si forma si ferma, e oggi è molto vero. Assolutamente sì, quindi un percorso continuo, e un percorso che però regala tante soddisfazioni, puoi garantirlo tu. Assolutamente. Mentre, per completare, scusami, la certo, tua domanda, per chi già fa questo lavoro, oggi consiglio di valutare attentamente la possibilità di aggregarsi a vario titolo, a varie forme. Non sta a me promuovere l'uno o l'altro, come dire, aggregatore, però il mercato sta andando in una direzione molto chiara, i clienti ci chiedono strumenti e piattaforme tali che sono, è praticamente impossibile acquisirli rimanendo come dire indipendenti, no, perché siamo tutti indipendenti, però rimanendo autonomi al 100%, isolati, se ci si isola, mettiamola così, se ci si isola e si rimane il consulente di quartiere, che una volta funzionava tantissimo, soprattutto pre-epoca internet, no, dove l'agente immobiliare era un po' quell'alchimista che solo lui conosceva i valori delle case, gli andamenti di mercato. Oggi queste informazioni sono di dominio pubblico grazie a internet, e spesso io incontro clienti che ne sanno almeno quanto me,
Dunque, il consulente immobiliare di oggi, secondo me, dovrebbe mantenere la propria autonomia, ma, come dire, far aggregarsi, fare rete con i propri colleghi e perciò acquisire questi strumenti e queste possibilità che gli permettono di fare leva con le proprie competenze e dare un servizio ancora migliore ai propri clienti. Ok, perfetto, grazie per questo ulteriore slancio, Luca. Io intanto do i tuoi contatti agli amici che sono all'ascolto o che ci stanno seguendo anche su YouTube, amici di Radio News 24. Luca Veronesi lo potete trovare al numero 02 40 79 321, su Facebook come Luca Veronesi, su Instagram anche come lucaveronesi.immo con due M, su LinkedIn Luca Veronesi e anche un sito web www.lucaveronesi.it. Allora Luca, grazie per aver fatto questa bella chiacchierata circa una professione mai scontata e tutta da scoprire letteralmente, oltre grazie ai pregiudizi, insomma. Grazie. Quindi grazie anche a voi amici di YouTube, amici dei social, Facebook, Instagram di Radio News 24 Live Social, torna prestissimo. Luca, grazie ancora per essere stato qui, è stato un piacere, e grazie a voi che siete rimasti con noi. Grazie a prestissimo. A Live Social.